Negli episodi precedenti. Ciao, poveri, sì. Non mi toccate troppo che la povertà è contagiosa. Ma che brutti che siete, ciao, ciao. Ecco, brava, dai, fai il video, va. Ma che brutti che siete, ah, che paura, ciao, tesoro, sei una bambina. Ciao, ciao, che bel maschione. Sei single, tesoro? Ah, sei povero, non la do ai poveri, mi dispiace, ciao. Cara, aiutami a leggere questa bolletta. Mi sembra troppo alta. Aspetta, fa vedere nonna che ci do un'occhiata io. Sì, no, sono 7 milioni di euro, dai. Camilla, matrigna, cara, ti rendi conto che hai tutte le app aperte del telefono? Hai lasciato attiva anche la torcia. Guarda che messaggi gli manda quel porco di Carlo. Perdonami, Camilla. Sei la nuova regina d'Inghilterra. Non puoi avere un telefono così sgangherato. Adesso non dico di comprarti l'ultimo modello della Apple, però manco sto catorcio dei cinesi, che poi i cinesi ci spiano. Perché noi inglesi stiamo sul culo un po' a tutti. E tu, Camilla, hai contribuito parecchio. Comunque adesso l'ho ripulito dalle app dannose, quindi dovrebbe funzionare di nuovo. E ovviamente mi sono salvata tutti gli screenshot dei messaggi di quel pervertito di Carlo, così potrò ricattarlo. O magari ci scriverò un libro. E cara Camilla, vorrei essere un tuo Tampax. Sto pervertito, muore d'Inghilterra. Non può essere, dai. Io non sono molto ferrata in queste diavolerie tecnologiche. Io l'ho comprato perché in omaggio con quel modello c'era anche la cover a portafoglio con la bandiera del Regno Unito. Quando ho visto quella cover ho detto sì, è proprio da sessantenne come me, devo averla. La farò vedere a tutte le mie amiche della bocciofila. E così l'ho comprato. Ah, piaceva tanto anche a Carlo e quindi l'abbiamo portato a casa e poi ha incominciato a dare problemi perché io col touchscreen, avendo il dito a banana, non sono molto brava. E poi a un certo punto si è spento e...